Tutti, come state? Spero bene. Oggi facciamo un video make-up, però delle cose che mi sono state regalate o che non ho mai usato. Alcune cose le ho già usate negli altri video, altre non ancora. Allora, iniziamo con il primer, questo di Make Up For Ever, il Hydra Bond Booster Step One Primer. E con lo specchietto lo metto a shampoo sciolto, cioè poco però. Ok, adesso lo chiudo. Lo stringo con le mani. Mi sa che ancora andare un po' indietro. Ha un ottimo odore. Comunque spero state bene. Steso per bene. Niente, adesso stendiamo il fondotinta con questa nuova spugnetta di Real Techniques ed è Miracle Sponge, è una Miracle Sponge 2 in 1. Miracle Sponge, spugna miracolosa per miscelare. Quindi qua metto il fondotinta, lo metto in faccia e con questo poi uso per il correttore. Con il fondotinta usiamo Maybelline Dream Radiant Liquid, questo qua. La colorazione è la Ivory 10. 12 ore di idratazione, c'è scritto. Io non ho mai usato 12 ore però. In teoria credo che questa poi non tiene dentro il prodotto come alcune beauty blender. Vediamo come stende. Poi mi sa che ripasso per bene. Non mi piace molto la stesura con questa parte in silicone, non mi piace molto. Comunque oggi ho fatto il video in casa perché fuori c'è un sacco di vento. E se no non riuscivo a parlarvi. Non mi piace tanto la stesura che fa questa Beauty Blender. Avevo usato l'altra parte adesso per scrivere meglio perché si vedono tutte le righe. Non è tanto coprente, ma è molto 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 luminoso. Uso l'altra blender. Ok. Non è tanto coprente, ma secondo me va bene per tutti i giorni, va benissimo. Poi vabbè, dalla telecamera sembra più cadavere, perché sembra più. Come correttore uso Shiglam, questo, lo uso sotto gli occhi ed è il Cotton Candy, la colorazione. Ne uso pochissimo. Pochissimo. Questo è molto molto chiaro, quindi credo che prima passo questo e poi passo l'altro. Di Shiglam non mi era piaciuto il fondotinta, ma il correttore sì. Ok. Comunque, questa Beauty Blender non mi piace la stesura con questa parte in silicone del fondotinta, non so come mai. O io non sono capace di usarla, o magari per la cipria dopo vedo. Allora, il correttore lo metto anche un po' qua.
dove ho i brufoletti. Ma non esagero. Poi con la spugna della Beauty Blender, ma proprio del marchio Beauty Blender. Questo invece mi è piaciuto tantissimo, mi piace tutto. Ok, adesso metto la cipria, anzi no, aspetto, perché prima devo mettere il blush in crema di Tarte ed è questo il colore. Adesso con questo prendo un penne, no, anzi, con la Beauty Blender. Prendo un po' di Beauty Blender, però prima gli spruzzo un po' di questo per prendere il colore. Ok, e vedo se riesco a metterlo. È molto chiaro, mi sa che ok, non è, sì, è pigmentato ma non troppo, cioè qua ne ho messo una punta laca, poi dopo sistemo per bene, qua ne ho messo una punta laca. Mi sembra non omogeneo. Sembra non tanto omogeneo. Guardate. Ok, allora adesso passiamo alla cipria, che la cipria prendo la Can Stop My Stop di Miss Professional Makeup e la stendo un po' con la Beauty Blender e un po' con brutto di questa Beauty Blender che il tappo è così e quindi faccio sempre fatica quando devo usarla. Adesso sempre casino quando la devo usare. Uso questo pennello per stenderla su tutto il viso. Metto 3 anni solo per tirarla fuori, però questa cipria mi piaceva un sacco, mi ricordo che la usavo sempre. Ok, adesso passiamo agli occhi. Negli occhi uso sia questa palettina che mi aveva dato mia cugina, che è mezza rotta, sia questa palette di Too Faced, la Teddy Bear, che usano praticamente tutti, quasi, perché ha i colori nude e brillanti. Come colore iniziale, inizierei con un colore con questo rosato qua, tutta la palpebra. Ah no, prima ho il primer da mettere. Metto il primer, questo qua di Essence per gli occhi. Ne metto un pochino. E poi lo stendo con le dita.
Questo in teoria è uno di quelli che va a valorizzare tanto il colore, che lo rende più acceso. Che vedete la foto diventa bianca praticamente, quindi. Questo primer non mi ricordo più se l'avevo usato, l'avevo usato sì, ma non mi ricordo più se era bello o meno come, come base per gli ombretti. Comunque riprendiamo il colore, ok. Non mi ricordo proprio se era omogeneo o no comunque questi ombretti spolverano tanto. Poi passiamo al marroncino, nell'angolo in che è esterno uso questo qua, vediamo se va, e poi userò gli brillantini. Rintensifico con l'intensifico con questo. Comunque adesso usiamo solo questa palette perché quella non scrive sui miei occhi. A parte che mi sa che ho sbagliato anche il pennello, eh. Proviamo un altro pennello. Oh. Ok, adesso sì che si ragiona. Ok, poi passiamo a un altro pennello. Io userei l'unico ocra che c'è, questo, che dovrebbe essere Pop of Honey. Questo miele qua per la parte interna dell'occhio. E poi al metà occhio voglio provare questo rosato qua, che dovrebbe essere Stuff. Oddio, bellissimo, è bello, questo colore, bellissimo. E lo metto in mezzo. Mi serve un altro pennellino. Ok, se riesco a prenderlo, ok. Questo è il risultato. Solo che in un occhio si vede, nell'altro si vede molto molto meno. E mi sa che la prossima volta uso il, come si dice, il primer glitter, e il look occhi è quasi completato, mancherebbe il sotto. Adesso usiamo il mascara De Falsier Surreal di Maybelline, quello appena uscito. Questo è lo scovolino. Questo l'ho provato nel video scorso, mi è piaciuto un sacco, l'ho portato pure in vacanza. Quindi questo è uno, secondo me, non dei top, però uno che mi resiste molto. Mi è piaciuto molto perché è bello bello allungante, però quello che mi piace di più è quello di Astra, dei low cost. Scusate. Io sotto non lo metto mai perché non mi piace sotto. E adesso continuiamo il look occhi sotto, che metto questo rosa qua, questo qua. Tutto l'occhio sotto.
E nell'angolo interno adesso vediamo cosa mettere. E nell'angolo interno metto questo qua, che dovrebbe essere full real. Vediamo, ok, così è colore, guarda, che bello brillante. Ok, e un po' meno. Fatto. E così il look occhi fatto. Adesso mettiamo il bronzer, che questo è il bronzer glow di Primark. Questo mi era piaciuto un botto e lo consiglio sempre, cioè nel senso sempre dipende. Ok, cioè, tenga sia Primark, questo è buono come prodotto. Non scrive tantissimo, però per scolpire il viso, eccetera, va più che bene, secondo me. Vabbè che io adesso sono abbronzata, quindi alcuni bronzer non li uso quasi più, però. Cercare quel tocco di ombra ci sta. Come illuminante prendiamo questo, il Super Glow di Natasha Denona, che è questo. Se c'ho il pennello qua, ecco qua, col pennello questo lo vado a mettere, e questo è bellissimo come illuminante, mi piace un botto. Poi io abbondo sia di blush che di illuminante, quindi mi piace un botto averlo su. Poi passiamo alle sopracciglia. Come sopracciglia voglio usare, provare a usare questa qui, la penna di Huda Beauty. Non so se è ancora in commercio, sinceramente, perché la mina è talmente piccola, ed è la 4 brown, light brown, e uso questa perché così riesco a vedermi i peletti. Non mi ricordo se l'avevo già usata, è un po' troppo chiara. Ah, si è rotta. Ecco perché le dicevano che si spaccava, di usarla poco poco. No, mi sa che è troppo troppo chiara per me. È troppo troppo chiara. Non che neanche per gli occhi. È troppo chiara. Niente. Cambiamo accessorio. Questa è troppo chiara. Allora usiamo il Brown Like Brush di Essence, questo, che l'avrò usato sì e no una volta, ma vediamo che riuscirò a fare qualcosa. Questo è il colore era giusto, mi era piaciuto, ma non mi ricordo più che cosa non mi piaceva. Anche questo è un po' chiaro, eh. Però questo almeno riesco a farle decentemente un po'. È pennellino proprio. Non mi ricordo per. Ho fatto un casino di qua. Vabbè, dopo si sistema. Ho fatto un casino qua, adesso vado a sistemare. Questo era bello, se non mi ricordo più perché l'avevo lasciato lì. Eccomi. E ho sistemato. Però mi piace come l'effetto. Non le fisso. E niente, siamo arrivati all'ultimo step, che l'ultimo step è un rossetto che mi ha dato ieri mia cugina sempre. Però non sono le stesse, una e l'altra. Questo rossetto qua, che è Star Ready,
Credo sia di Primark, perché PS di solito è Primark. E questo è il colore che mi piace un botto. È molto molto speziato, quindi lo proviamo. È più rosato di quello che sembra, cioè qua sembra uno nude rosato, qua sembra più rosato, più rosa. Sembra troppo rosa. Adesso vi faccio vedere il look alla finestra. Comunque, questo è il look completo. E niente, questo è il look finito, con tutti i prodotti che ho utilizzato. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!